dal 64 le prime Lamborghini si potranno acquistare in questa conformazione estetica. Prima col motore, come avete visto, 3.500 12 cilindri, nel 66 mantenendo lo stesso design, motore più potente 4.000, per cui la vettura si chiamerà 400 GT. Riconoscibile velocemente dal doppio faro, il 350 GT al fanalone unico ovale. Solo 230-400 GT prodotte, perché sapete benissimo che in quelle epoche le macchine erano profondamente artigianali, al 100%, tutto fatto a mano, per cui uscivano una macchina e mezzo per settimana.